Buongiorno. La comunicazione pubblica e il nostro lavoro di parlare attraverso i social è fondamentale per le situazioni di emergenza, soprattutto quando si tratta di raggiungere tutti i cittadini, informarli in modo corretto per avere comportamenti pronti e collettivi. Un primo punto su cui riflettere però è che esiste un legame di causalità diretta fra la proliferazione delle fake news e la scarsa leggibilità di alcuni siti, di alcuni documenti, per non parlare dei testi di legge. Lo dimostra il fatto che solo il 19% di italiani accede ai siti istituzionali per avere informazioni. Ecco, dobbiamo anche evitare il rischio che chi lavora come noi sui social diventi un responsabile di una trincea oltre la quale non si va, dietro la comunicazione istituzionale e quindi quella di natura politica. Una leggibilità su cui possiamo fare molto perché ci sono anche dei siti che ci consentono di verificare quanto il nostro testo sia leggibile. Consideriamo che un testo con una leggibilità al 50% è già molto buona, nel nostro caso non potremmo nemmeno permettercelo perché si tratta di escludere il 50% dei cittadini che sono le persone meno attrezzate culturalmente e che quindi rimangono esclusi dalla nostra comunicazione. Pensiamo quindi ad indurre anche una maggiore chiarezza e per esempio ad sostituire in una situazione come quella che abbiamo vissuto del Covid termini come assembramento, dimora, droplet, lockdown, dispnea. Si poteva benissimo parlare di folla, casa, goccioline di saliva che escono dalla bocca, isolamento, fame d'aria. Quindi, per riportare i cittadini a fidarsi delle istituzioni, sicuramente i social hanno un grandissimo lavoro. Dobbiamo anche fare in modo che chi ci suggerisce questi testi e le persone, le istituzioni per le quali lavoriamo, capiscano che non possiamo correre il rischio di essere oggetto di una satira che sicuramente ci fa sorridere. Non vi sarà sfuggito l'ultima imitazione di Crozza rispetto a Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, che dice: da un punto di vista medicale, usando i dati in nostro possesso, tutti derubricandoli, scotomizzandoli, embricandoli ad uno, e poi la frase non finisce. Ripercorrendo quello che è un po' lo schema di qualunque testo di legge a cui noi siamo abituati, ma che non possiamo più considerare normale, specie nelle condizioni di emergenza. Non cediamo alle facili metafore come quelle della guerra, dei guerrieri, dei nemici invisibili, perché semplificano ma creano un racconto che non è veritiero e non è spesso rispettoso dei cittadini. Insomma, riflettiamo una volta di più sull'importanza di una scelta corretta delle parole che come comunicatori usiamo.